Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo primo effettivo video della nuova serie Risotto. E dunque siamo qui in compagnia di uno che va via tutto cucciò. Dire, stiamo parlando di te. Ti fa paura, madonna. Poi abbiamo Enrico. Ciao. Fabio. Ciao a tutti. Cobrischi. Ciao a tutti. E Marco. Ciao a tutti. Che bravo che sono, mi seduto da solo senza salutarmi. Dunque, cresciuto il frumento, purtroppo c'è qualche erbaccia in mezzo, ahimè, non abbiamo fatto in tempo a cerchiare per cause di forza maggiore. È un po' nuvoloso, pioveva, no, non abbiamo cerchiato. Detto questo, possiamo partire quindi con la raccolta e subito ci prepariamo anche con la risemina. La paglia per il momento non abbiamo attrezzature per gestirla, perciò resta per terra. Detto questo, mettiamo in moto. Oh, qua ho fatto tutta la manutenzione che serviva. Senti che bene. Dai, qualcuno mi porti fuori la testata. Dai che portiamo prima attrezzatura. Oh, guarda che bel campetto. Peccato qualche erbaccia qua e là, ma ahimè. Adesso vediamo appena. Vediamo se hai perso qua con la testata. Non era agganciato. Il Sega ha perso qua testata, ma Iga ha perso la testata. E io non c'entro niente. Nella testata. È vero che hai detto sì, è a posto così, vai tranquillo, è messa bene. È per terra. Caricatore frontale. No, caricatore frontale, andiamo a fare. Sono un esperto io nei danni. Ecco. Appena detto. Allora, andiamo di ripristinare i danni che ha fatto Buldir. Ma non ho fatto niente. Come, allora, sei qui e c'è una cosa rovesciata. Quindi già per questo a prescindere è colpa tua. Vediamo se si incastra su Skye. No. Io avrei un'idea un po' più intelligente. Dai. Se vuoi. Allora, ma perché non l'hai già messo in atto se è intelligente? Perché non ho trattoria. Perché non è intelligente. Dai ragazzi, che mo attrappiare il frumento, sennò prende dopo umidità, no va bene. Adesso coordino le operazioni di raddrizzamento. Certo. Adesso Cobra, no, aia. Il piede, ci ha fatto male il piede, aia. Sempre in mezzo. Certo, via qui i sandali. No, scarpe normali, devo prendermi con le altre. Dai, un colpito che è testata ecco. Qua. No, adesso tira su piano. Con un po'. Sei ciao, Marco. Olla. Oh, bene. No, perché copre un po'. Ma è così che vedo meglio. L'82 sta invecchiando un po'. Oh, la nostra testata. No, adesso. Adesso ci passiamo per il cancello. Prova, se si toglie un pezzo di cancello vuol dire di no. Piano. Vai. Ce la fai, sì. Occio. A sfioro. Ma ce l'abbiamo fatta. Oh, bene. Dispieghiamo qua tutto l'armamentario. La portellino sopra. Più che sufficiente. Allora, aspetta che faccio qua. Siamo pur tanto la paglia non la gestiamo, perciò la distruggiamo pure, la sparpagniamo senza fare le andane. Allora si prepari qua il rimorchio e dopo chi di seguito. Beh, l'herpic.
invece una bella bella concimata, picchiamo, seminiamo. Ovviamente non possiamo seminare mais, quindi io opterei per la soia, che magari è più redditizia e di conseguenza guadagniamo qualche soldino in più. Allora vediamo se vediamo subito se funziona il tubo di scarico, la cocle e tutto qua. Aspetta che cosa l'albero qua. Alza la testata. Sì sì, dai, funziona, funziona, manutenzione è stata fatta con successo. C'è una certa gravità però, un po', sembra una gravità un po' pendente. Ho visto, si scaricava un pochettino storto, non so. Allora facciamo qualche passatina di testa. Ha già sporcato tutti i cingoli. Bisognerà equipaggiarla con ruote per poter andare in giro quando avremo altri campi. Vabbè, qui intanto proseguiamo con i lavori. Abbiamo tutto il campetto qui da raccogliere. Sistemiamo le teste, creiamo un po' di spazio per girarci. E dopo, appena fatto 2-3 passate, già vedo qualcuno in pole position. Dopo siamo pronti per partire già con ripreparazione. Oh, guarda qua, una botola per allagare il campo. Dunque, siamo qui con la proseguiamo la raccolta. Siamo partiti anche con la ripreparazione. Abbiamo un po' arpicato e c'erano dei mezzi qua prima, sono spariti. C'è Enrico con spargi. Funziona spargi? Sì, funziona. Tu a posto? Ho fatto un test qua sul PSI. Ho visto. Ma come sul PSI? Ho proprio una casco a per terra. Allora, Cobra, sì, vai a vendere, mi raccomando, dove c'è il prezzo più alto. Beh, ovvio. Quanti litri abbiamo? 14.000 al momento. Vabbè, dai, un po' scarsetto, però dai, vediamo di fare un bel guadagno avendo un bel prezzo per 1000 litri. Tanto proseguiamo, scendi i cingui, come che abbiamo Marco col cos'è l'F110 sei l'F110 però 110 è solo un numero. Sì, beh, certo, dopo in realtà si aggiunge uno zero con i cavalli reali. Allora, Trebbia piena, dovrebbero arrivare i soldi della vendita. Eccoli qua che arrivano, il Cobra sta scaricando e c'è un punto di vendita qui in zona. Vediamo quanti soldi prendiamo con 14.000 litri. 8.000. Beh dai, meglio di niente. Ho arrivato a Mostolino. Non ci sale su sta Trebbia. Non ci sale, è un posto solo. È possibile, dai. È per single. No, che single? Qua. Qua non si vede niente da tanto tempo. Oh, signore di ora.
Basta. Vai avanti a sistemare le carte, che c'è tutte le carte a sistemare. Guarda, non mi dici neanche buongiorno. Guarda che l'azienda è dall'altra parte. Un cazzo! L'azienda è dall'altra parte. Ho capito. Mi sembrava che tu avessi capito. Andate a vedere il posto. Spostati che arriva il trattore. Ecco qua. Altro frumento. Ma dai, siamo messi anche a buon punto, devo dire, sebbene a Trebbiate piccolina. Hola. Che persona orribile che è Marco. Non mi dà neanche il buongiorno. Cavolo, fatto zero, niente. Ci sono tutte le carte sistemate, ci sono due pile di carte sopra il tavolo. Mane, ma vuoi fare niente? Cioè, far shopping e basta. Oh mani, senza affetto. Qua bisogna lavorare, no affetto. Niente sentimenti. Va, sì, va tordo e ti di affettato. E l'ho avuto crudo. No, crudo, cotto. Che tra un'oretta e mezza dove bisogna fare merenda. Vabbè. Andiamo avanti. Beh, dopo questa va. Penso che tre quarti dei veneti sono. Ara. Fusiona l'erpice. Non me lamento per il momento. Abbiamo appena revisionata tutta, quindi. Mi raccomando. Adesso arriva una sbainata de concime. Oh, super veri. Guarda, a sfioro. Martino. Dimmi, mostrina. Non mi ricordo più dov'è l'ufficio. E dopo questa proseguo con la raccolta del frumento, perché una segretaria che non si ricorda dove è l'ufficio pensa a quanta festa che ha fatto il giorno prima da non. Guarda, sono bene, ho che qua vorrei da farmi i trallici in mezzo e scatole. Guarda che affari che mi tocca fare. Mi metto sulla panchina e aspettiamo che Marco mi dice dov'è l'ufficio. La colpa dei trallici. Stiamo finendo anche il campo di frumento, ultimi centimetri. Bene, ultimato. Cobra, dimmi tutto. Qua, siccome è poca roba, abbiamo qualche gallina a casa. Okay. Lo scarichiamo a casa, anzi vado io che voglio vedere anche dove. Ti porto a casa la Trevi. Sì, chiudi la Trevi, dagli una soffiata, portiamo a casa e dopo proseguiamo con la risemina. Allora, vediamo dove andare a scaricare. Allora, vediamo il nostro silos qua. Il stoccaggio. Mi retromarcia. Poca roba, 3000 litri, tanto per tenere qualcosina. Poi c'è qua. Marco? Potevi anche fare il giro per di qua, Ah, più bello fare retromarcia. Ah, vuoi complicare? Ah, ho capito cosa puoi fare. Dai, mo qua, dai! Chi sei qua che siga? Aspetta, no, ferma che devo segnare! Ma! Ferma. Non scaricare! Ma devi dirmi subito o no? Devo segnare qui, dai! Dai, 3000. Via, vai. 3260 litri. Mamma. Ma. Mostrina, i tasti funzionano male. No. Tutto a posto. Siamo sicuri? Sì, no. Sicuri? Sì. Sicuri? Dimmi una roba. Dimmi. A parte che ho ritrovato un ufficio grazie al nostro mitico Enrico che.
Perché tu non mi aiuti. Allora questa merenda qua cos'è che sta facendo? Guido, 4 si fa merenda. 3 e mezza, 4. Dai, accelera! Accelera, non sai che mi comando il sole, dico il sole accelera. Beh, aspetta che vado avanti, lavorare, no, accelera. Devi sbrigarsi, Memo. Sono. Allora, mettiamo giù rimorchietto. Poi c'è qua che delle manovre importanti in corso, vedo. Attacchiamo seminatrice. Iniziamo qua a seminare, seminiamo soia, che è giustamente quella più più redditizia. Vieni ancora. Ancora un po'. Boom! Basta, fermo! Basta, dimmi prima, no? L'ho detto prima, ma. Insomma. C'è un po' di rosso misto azzurrino sul muro, è normale? No. Allora ok. Tutto a posto. Marco, dai, taccami la seminatrice, vuol dire, ma dai, fa qualcosa. Tutto io qua, cos'è sta storia? Dai, tacca che madara. A posto. Uno, due, terzo punto, boom. Boh. Ma yeah. Chi mi fa i scherzi che disegna le sedie sui pavimenti? Devo seminare qua. Scegliamo orzo, avena, colza, semi di soia. Un po' piccolina si mette, però allora dove, beh, cominciamo dal lato opposto, che vedo che è già tutto anche fertilizzato tranne qua. Chi si che ha fertilizzato? Tutto fertilizzato, un imbriagon. No, c'è tutto a posto, tranquillo. Sicuri? Sì, c'era tutto. Andiamo e via, seminiamo. 15 l'ora. Oh, bene, va. Se va via è un spettacolo. Aspetta, mi sono sbandegato l'indicatore del Porseo. È intanto per una prima passatina. Seminatrice piccolina, giusto per comprata su Amazon, c'è scritto Amazon. Comprata su Amazon, c'è un bel sconto. In realtà l'abbiamo già trovata qua, comunque. Bene, andiamo avanti. C'è tutto a seminare la soia, riconcimare, farla crescere e ripartire con le trebbiature. Adesso qua già nei primi periodi sono molto repentini come lavorazioni, finché non raggruppiamo un po' di moneta che ci consentirà di fare qualche acquisto, se no bisognerà fare qualche investimento. Adesso qua vedremo un attimo col tempo come faremo. Dunque, ultime passate, penultima, dopo c'è un po' da rifinire. E abbiamo cambiato mezzo, tanto per qualcosa un po' più piccolino, consuma meno, tanto per seminare va più che bene. Ma cosa state facendo voi due dietro là? Che... Controllo qualità. Sì. Controllo qualità, sì. O qua qualcuno non ha voglia di lavorare e sta passeggiando per il campo? No, devo guardare se funziona bene sta seminatrice, perché è la prima volta che usiamo. Sono sicuri che sì, è tutto a posto qua. E semina, guarda, controlla che non perda neanche un sem, però No, funziona. Guarda qua, guarda, un busetto qua. Ecco, mettilo a mano. Ultimo. Bene. Oh, semine finite.
concimato e adesso bisogna preparare il trattore con il sarchio e stare attenti che non scappi la coltura come l'altra volta, che è cresciuta troppo e non abbiamo fatto in tempo a ripulirla, perdendo un po' di raccolto. Dunque ragazzi, per questa prima puntata della serie risotto è tutto. Intanto abbiamo iniziato e in qualche modo bisogna pure anche iniziare. E adesso ripuniamo qui la seminatrice vicino ai sementi, tanto seminatrice qua serve. E voilà. Là, posto. Oh, e qua posto. Siamo a posto. Prepariamo il sarchio con l'F110 e ruote fine e così siamo a posto, oppure andiamo col 510 qua, un'altra macchinetta insomma, e perché il 780 è un po' piccolino, dopo non ce la fa, abbiamo già provato molte altre volte. Detto questo, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, ringraziamo qua i nostri operai, arriviamo Cobra e Enrico. Ciao. Poi dovrebbe esserci anche Buldire, che attualmente un attimo è andato a fare una commissione. Esatto, ciao. E c'era anche Matti, non so se si è andato via insieme con Buldire. No. Ah, sì, bombo, c'è anche lui da qualche parte. Bene. No, bisogna andare uno alla volta al bar a fare commissioni. Siamo sicuri che si andrà a fare una commissione? Certo. Speriamo bene. Ci vedremo nella prossima puntata, dove vedremo crescita, preparazione, vendita, trabiettura della soia. E iniziamo eventualmente, se qualche soldino in più arriva con la soia, fare anche qualche primo acquisto qui qui in Italia. Ecco, siamo in Italia, nello stato lombardo-veneto, perciò insomma la zona è questa. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao.